La sua è una carriera artistica a tutto tondo, a suon di musica, teatro, fiction e TV. La sua voce possente e cristallina ha fatto il giro del mondo e si è distinta in numerose esperienze musicali, una tra tutte il musical Notre-Dame de Paris, in cui ha interpretato il ruolo dell'insostituibile Capitan Febo e cittadino del mondo con un legame indissolubile con la sua Puglia. Copertina del nostro prossimo ospite. Ospite al sabato del convento di questa settimana, Graziano Galatone. Ciao, benvenuto. Grazie a voi, che bella copertina, complimenti. Sono riuscito finalmente a capire come il corpo cambia in questi anni. Però bene, bene, dai. Ci sono diversi grazie. La voce è rimasta, grazie a La Dio, il voce è corpo straordinaria nel, come dire, montare questa copertina ogni volta la pelle d'oca, i brividi, Graziano. Quindi grazie per le emozioni che ci regali. Io vorrei partire da un progetto che tu stesso hai detto sognato da tanto tempo, uno spettacolo unico nel suo genere che ti ha visto protagonista, ti vede protagonista insieme a Jody Tonno e Vittorio Matteucci in un viaggio nella musica che più ami, i musical. Il progetto si chiama Canzoni per sempre. Raccontaci qualcosa in più di questo progetto. È una cosa che anni fa ho voluto fortemente, perché devi sapere che durante lo spettacolo c'è questa canzone che si chiama Bella, che diciamo insieme al Tempo delle Cattedrali sono i due brani più famosi dell'opera, non che gli altri non siano importanti, però sono i brani più pop di tutta l'opera Notre-Dame de Paris. E quindi vedendo l'attenzione del pubblico in quel momento ho chiesto e ho voluto fortemente fare questo progetto con i miei due colleghi, ma molti anni fa. Certo è che il progetto si è portato in avanti con un po' di ritardo perché probabilmente sia io che loro abbiamo avuto la maturità giusta per portare a termine questo progetto che ha visto una tournée molto molto bella l'estate scorsa e l'inverno scorso, adesso fermi per motivi di lavoro perché tutti e tre siamo impegnati in una tournée interminabile che è quella appunto di Notre-Dame de Paris. Quindi questo viaggio attraverso l'amicizia che ci lega da 20 anni, perché quest'anno decorre il ventennale di Notre-Dame de Paris, quindi noi siamo nati amici grazie a questo spettacolo, lo siamo ancora e questa è una bellissima cosa. E abbiamo voluto portare questa emozione, questa sensazione dello stare insieme un po' per svelare i nostri segreti. I segreti da backstage, i nostri progetti da backstage, che tra una scena e l'altra riusciamo a in qualche modo a sognare, a mettere in evidenza.
Graziano, appunto hai citato l'opera musicale del maestro Cocciante, Notre Dame de Paris, che quest'anno festeggia i 20 anni. Abbiamo perso il conto di quante volte sia stato portato in scena in giro per il mondo. Quest'anno siete tornati con una tournée con il cast originale del 2002, un successo inarrestabile. Che cosa ha significato per te far parte di quella che tu stesso hai definito una grande famiglia? Che cosa ha significato per te Notre Dame de Paris? Beh, Notre Dame per me è, forse esagero un po', ma per ogni cantante che parte da un piccolo paese, dalla Puglia, con quelle possibilità e poche opportunità che c'erano, perché oggi il web, internet, i mezzi di comunicazione aiutano moltissimo i ragazzi a mettersi in evidenza, se sono bravi, perché poi diciamo che c'è tanto, diciamo, tanta roba, però a volte passa inosservata, proprio perché tutti vogliono fare gli artisti, tutti vogliono mettersi in evidenza. Ecco, io ho ricevuto un piccolo miracolo da Nostra Madre di Parigi, perché uno spettacolo che dura per 20 anni e che ancora oggi mi permette di andare in scena e avere un pubblico a fine spettacolo quasi in estasi, ecco, io posso considerarlo un piccolo miracolo, appunto, che Nostra Madre di Parigi ha fatto per me e per, immagino, anche per il resto del cast. Vogliamo portarti con la memoria qualche mese fa, 16 giugno di quest'anno, insieme ad altri amici dei Frati Cappuccini di Padre Pio, siete stati qui a San Giovanni Rotondo, vi siete esibiti in onore, perché abbiamo ricordato anche i 20 anni dalla canonizzazione di Padre Pio. Tu appunto in quell'occasione sei stato tra i protagonisti, quindi oggi vogliamo mostrarti in questo piccolo medley delle tue esibizioni, il 16 giugno di quest'anno a San Giovanni Rotondo. Stato mio, come lei ha fatto, stato mio, di rose negli affari, di rose negli affari, di rose negli affari, non per uscirti. Non per uscirti lì, di rose negli affari, non per uscirti lì. Darini, 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 mi fa innamorare. Chiana chiana sotto sola, non mi basta né parola, e continua a cammanà, e continua a cammanà. E chiana chiana senza fretta, senza tempo c'è parlà, ma so che sei con me, e questo basterà. E cammanà manco, perché sta strada nuova, eppure si muove, continua ancora, continua a camminare, ma non mi importa niente, è una bella giornata, tutte mi sono scedate, e chi s'addorma, ma chi s'addorma più. Quando fa notte, io solo se ne scende, ma bene quasi, una malinconia sotto la finestra toia, togli resta lì quando fa notte, o solo se ne scende, ma è nato sola più bello in me, o solo mia sta in fronte a te, o sola mia sta in fronte a te, sta in fronte a te, ma è nato sola più bello in te, o sola mia. In questo tempo delle cattedrali la pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su
verso le stelle, su murai vetrate, la scrittura e architettura. Qui crolla il tempo delle cattedrali, la pietra sarà bandalieri pagani che già sono qua. Questo è il giorno che verrà. Oggi è il giorno che verrà. Questo è il giorno che verrà. L'applauso del pubblico di San Giovanni Rotondo, cantavano tutti, Graziano, te lo posso testimoniare perché ero lì, cantavano tutti. Bravo, no, comunque, tutte le volte che mi rivedo è sempre un po' così, un impatto un po' strano per me, ma immagino con moltissimi artisti rivedersi, però devo dire che si fa una fatica veramente importante a cantare, non è semplice, però quando lo si fa con passione e in un posto così mistico, così importante, pieno di energia, pieno di storia, pieno di amore, di solidarietà, quella sera diciamo che ho trovato una forza che forse veniva da qualche altra parte, perché a volte abbiamo bisogno di cercare forze e con la preghiera si può avere tutto ciò. E quella sera è stato meraviglioso, perché sentivo che c'era un'atmosfera bellissima. Allora Graziano, resta con noi, abbiamo giusto un minuto per andare in pubblicità, resta con noi, torneremo insieme perché abbiamo ancora tante cose che vogliamo chiederti e condividere con te. Rimanete con noi a Sabato del Convento. Al Sabato del Convento con noi questo pomeriggio Graziano Galatone. Allora, abbiamo visto nella clip che ti ritraeva appunto a San Giovanni Rotondo il 16 giugno, non solo Notre Dame, però Graziano, ma anche un grande amore per la musica popolare. Sì, come avete visto dalla clip con Vibrazioni Mediterranea, che era quella band con cui mi sono esibito quella sera prima di cantare i brani di Notre Dame, abbiamo voluto riprendere un po' alcuni brani della storia della nostra terra, che appunto è molto lunga e larga, la Puglia, e che va appunto dal Salento fino ad arrivare sul Gargano. E quindi i brani più importanti, come la Tarantella del Gargano, come l'Uruscio del Mare e molti altri, un po' risuonati in chiave jazzistica. Però visto che il pubblico ha apprezzato, perché quando la melodia della musica popolare si riconosce in un brano, in un'esecuzione, il pubblico apprezza e si fa subito coinvolgere. Vogliamo ascoltare un altro stralcio di un brano meraviglioso che si intitola Vola mio cuore. Questo brano è tratto dal musical Bernadette, il miracolo di Lourdes, di cui tu sei autore. La stessa canzone è contenuta come inedito nell'album Melodie, che hai presentato nelle grotte di Castellana qualche anno fa. Vogliamo proprio vedere uno di quei momenti. Vola mio cuore, se la favola è finita, cerco un senso alla mia vita, voglio sogni e mai paure, quando il volto delle cose non è sempre indifferente, quando so che non è vero, che un ricordo non appartiene. Baby.
solo a vederla dà un'emozione grandissima. Immagino essere lì, Graziano. Sì, credo che questo evento è stato una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, con l'aiuto della mia compagna, che è anche la mia così sostenitrice, Cristina. E abbiamo voluto fare questa cosa in questo bellissimo posto che sono le grotte di Castellana, e è stato un po' difficoltoso posizionarsi e camminare al buio in mezzo a tutte quelle rocce, però alla fine è stato un evento solo molto molto esclusivo per 300 persone, perché non può ospitare più di 300 persone. Questo momento me lo ricordo benissimo e lo porto nel cuore, appunto, come se fosse una delle più belle creature che ho scritto. E questo spettacolo mi è nato in un momento, non dico buio, ma in un momento un po' particolare della mia vita. Ero a Palermo e per caso ho letto la storia di questa piccola grande santa, che è Bernadette Soubirous, e me ne sono innamorato. Ho detto: perché non scrivere uno spettacolo, perché non mettersi a disposizione di questa bellissima storia, una vera storia? E allora ne è nato uno spettacolo che è andato in scena al Sistina, e poi fermatosi per vari motivi, per disguidi, produzioni e quant'altro, però lo spettacolo è ancora integro e non vedo l'ora di rimetterlo in scena, perché ci sono musiche e testi veramente degni di un grande spettacolo. È bello, speriamo di poterti ammirare presto in questo spettacolo dedicato a Bernadette. E un altro tassello che vorrei ricordare della tua carriera artistica, Graziano, è nel 2003 hai interpretato il ruolo di Cavaradossi nell'opera Tosca, Amore disperato, scritta da Lucio Dalla. Anche questa, come dire, una perla. Beh, allora, io penso di essere stato invidiato da moltissimi colleghi, da moltissimi, perché essere scelti da Lucio Dalla in persona per interpretare il ruolo da protagonista in un'opera scritta da lui stesso, credo che sia un secondo miracoletto, perché Lucio Dalla è un'icona della musica italiana, e come autore e come scrittore, ma soprattutto come uomo, perché averlo vissuto da vicino nei suoi momenti anche fuori dal palcoscenico, quando si lavorava a un progetto, quando si scriveva, quando si stava a cena, quando si stava in casa, penso che sia stata per me una grande fortuna. Tosca Amore disperato, un'opera appunto prodotta dalla buon'anima di David Zard, che ha portato in scena anche Notre Dame, credeva moltissimo in quest'opera, con la famiglia di Lucio attualmente stiamo cercando di rimettere su, perché non tutti conoscono questa meravigliosa opera. Pensa, c'erano i costumi di Armani, le coreografie di Daniel Ezralov, insomma un grande spettacolo con delle musiche eccezionali, toccanti, e poi una storia che sì, conosciamo grazie a Giacomo Puccini, ma un po' rivista e rivisitata. Sei impegnato in questi giorni, in questo periodo appunto, con il musical Notre Dame de Paris, però noi ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, perché Graziano Galatone è di Palagianello, quindi siamo pugliesi. E posso chiederti se in qualche modo hai già sentito in famiglia parlare di Padre Pio, o se c'è qualcuno devoto in famiglia per il santo di Pietrelcina? Allora, io sul mio comodino a Palagianello c'ho Padre Pio, quindi è impossibile non averlo. È una rock star Padre Pio nel mondo. Dopo Jesus Christ, credo che dovrebbero. È stato anche scritto uno spettacolo, tenuto scritto da degli amici, no? Actor Day, uno spettacolo bellissimo. Certo. Credo che sia veramente una rock star nella nostra vita, perché era un uomo anche molto duro e determinato. E io mi ricordo che mia madre mi svegliava alle 2 del mattino per prendere il pullman con i nostri amici, c'era un organizzatore, il freddo del mattino, tutto questo, il sonno, però
non si pensava a tutto ciò, ecco, non ci toccava più di tanto, perché solo l'idea di arrivare a San Giovanni Rotondo alle 5 di mattina per fare colazione, io mi ricordo moltissimi anni fa c'era solo un baretto in una discesa, si andava lì per cercare di riscaldarsi un po' e poi attraversare tutta la Via Crucis, attraversare tutti i luoghi sacri del nostro caro Santo Pio. Quindi è come dire che non fa parte della mia vita, fa parte come della mia vita. Ho degli amici che continuano a chiamarmi, per addirittura con un mio amico caro che voglio salutare perché lui è veramente devoto, Silvio, e lui mi chiama e facciamo il rosario di Padre Pio, quello un po' più breve di quello normale, no? E io dico, ma tra il primo e il secondo atto, te lo giuro veramente Paola, quindi è una cosa eccezionale, quindi Padre Pio nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia e credo che lo sarà sempre. Che bello, grazie per queste tue parole, grazie per la tua testimonianza e per essere stato con noi per parlare di musica e della bellezza. Quando si incontrano persone belle è un piacere conversare con loro. Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, hai detto che sono belli i nostri studi, quindi devi venire a vederli dal vivo, Graziano. Guarda, appena finisco gennaio sono vostro, verrò a passare sicuramente qualche giorno lì, l'ho promesso a dei frati cari che mi hanno accolto quella sera, e quindi anzi ho detto vorrei passare una giornata con voi e capire come attraversate il tempo in tutte le ore, nella preghiera, nella cena, insomma in tutte queste cose, vivere una giornata da frate, con mi piacerebbe tantissimo, uno dei miei sogni. Bene, grazie ancora a Graziano Galatore per essere stato con noi, ciao, in bocca al lupo per tutto.